Grazie direttore, ora vi sarà un momento di confronto, di riflessione con delle domande, di interventi, sarà moderato da Italo Tanoni. Ringrazio anche il sindaco per la sua presenza, ma momentaneamente è assente, se aveva un impegno. Italo, se vuoi moderare il dibattito, se avete qualche domanda, siamo un cenacolo tra amici, quindi prego. Devo fare una confessione, così magari intanto pensate alle domande, se quelle che fanno, ma io volevo ringraziare Italo perché io, come dicevo, amo molto questa parte d'Italia per motivi che ho detto, ma non ero mai venuto a Loreto, peccato grandissimo. Oggi abbiamo fatto una passeggiata, è un posto meraviglioso, io non ero preparato, non pensavo fosse così bella, quindi grazie. Un po' mi commuovo perché diciamo sono rimasto veramente soddisfatto di questa visita tua con la signora e soprattutto ho visto la meraviglia che ha suscitato in te, diciamo, la bellezza del santuario e della piazza, oltre naturalmente tutto l'arredo storico del centro, e quindi voglio dire è un invito anche a visitarlo di nuovo perché poi sono stati pochi attimi a cui ha dedicato a questa nostra visita. E io ti ringrazio perché io ho conosciuto Stefano in un corso di formazione per giornalisti e vista anche la presa che ha avuto in molti colleghi, anche tra i più scettici, insomma, di questo suo, diciamo, modo di impostare un problema così difficile come quello dell'Europa, ecco, mi ha lasciato anche a me pienamente soddisfatto, per cui l'ho invitato già su, da quando ci siamo visti assieme alla collega Volpone, che ringrazio qui presente, ho invitato a presenziare questo nostro incontro proprio e abbiamo toccato con mano proprio questa sua visione generale, diciamo, di un problema così complesso come quello dell'Europa unita, che oggi ci lascia molto perplessi per i motivi che lui stesso ha citato. E su questi motivi vorrei che tutti voi diciamo approfondiste questo nostro dibattito della serata, perché diciamo i punti dolenza sono tantissimi. Parliamo prima di tutti naturalmente del fenomeno migratorio, ma anche dei populismi, sono argomenti che assieme al terrorismo sono tutte cose che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e viviamo tutti i giorni, quindi abbiamo ritenuto anche come associazione, diciamo, di affrontare un tema così difficile, così caustico, questo è il termine, proprio perché riteniamo che richieda un momento di maggiore riflessione da parte di tutti noi, quindi, e questa è stata un po' la provocazione dell'associazione nei confronti dei cittadini loretani, ma anche nei confronti degli studenti. Questa mattina c'è stato un primo momento di confronto con gli studenti degli istituti superiori e anche qui abbiamo toccato con mano che c'è intanto molta ignoranza di quelli che sono i meccanismi dell'Europa e quindi, diciamo, il problema dell'educazione europea dovrebbe essere, diciamo, preeminente anche nei curricula prossimi futuri delle giovani generazioni. È un elemento che Stefano ha messo in evidenza in un suo articolo che apre la rivista che ho fondato, che uscirà in gennaio, lo premetto. E ho invitato lui stesso a fare proprio questa prolusione iniziale sull'Europa perché ritengo che sia un tema focale e nodale su cui, ripeto, anche, diciamo, una serie di lettori non addetti ai lavori si dovranno confrontare non solo oggi ma anche in seguito. Bene, fatta questa premessa io do a voi la parola per le domande, i temi che sono stati elencati ampiamente e anche approfonditi da Stefano, quindi ritengo ci sia materia sufficiente per aprire un dibattito interessante per noi e per tutti. Prego.
Chi vuole intervenire? Allora. Posso? La canto il microfono? Sì, sì. Buonasera, comunque grazie per l'esposizione, esauriente e chiara. E io volevo chiedere una cosa, per quale motivo, forse presuppongo di saperlo, l'Europa quando ha visto i due piani Marshall che l'America ha fatta sostanzialmente negli anni 30, poi negli anni nostri, hanno funzionato. Perché in Europa non ci hanno pensato magari di non farli, di non farlo così pressante, così forte come l'hanno fatto in America, però dai almeno una parvenza, insomma, di mettere sul mercato delle cose per dare via alla produzione, ai consumi, quindi di mettere in moto l'economia. Probabilmente perché la Germania, che si è eretta capo della comunità europea, non ha voluto. La Inghilterra si è sostanzialmente affiancata perché loro di dare qualcosa ad altri non ci pensano proprio, e la Francia perché gli ha fatto comodo, perché sennò la Francia probabilmente è nelle stesse condizioni nostre di necessità. Grazie. Facciamo un paio di domande poi, no? Scusi. Per capire, ma lei parla di un piano Marshall per se stessi? Ossia, noi non abbiamo fatto niente, siamo stati fermi. Sì. Diamoci una mostra, abbiamo degli esempi fatti precedentemente. È una domanda perfetta. Io invece vorrei chiedere una cosa, secondo lei se i populismi, parlo di populismi, mettiamo la Lega, tanto scusate se faccia, dovesse vincere... Non c'è solo la Lega. Non è solo la Lega, o comunque mettiamo le PM, chi è? Dovesse, perché sono tutte situazioni che partono dall'opposizione, no? Non credo che ci siano esempi di governo dei populismi oggi in Europa. Allora io vorrei sapere il suo parere su questo. Se un'idea populista, un partito populista dovesse in Europa prendere il potere politico, che cosa farebbe? Questo lo dico non per tranquillizzare, perché secondo me il problema del politico a livello, non parlo del sindaco di Loreto, ci mancherebbe, ma il problema politico è quello di prendere il potere, se sta all'opposizione vuole prendere il potere e quindi secondo me poi non farebbe niente, d'altronde in Italia il populismo, se vogliamo, governare fino a qualche tempo fa, perché ancora dicono di Maroni, no? Ministro dell'interno, queste cose. Io non ho visto mai niente. Comunque, un'altra cosa che volevo sapere, perché per combattere l'immigrazione non c'è un'idea, diciamo, un'idea di intervenire non in Libia, non in Siria, ma in Africa veramente, per risolvere i problemi. Cioè voglio dire, se la globalizzazione andava per tutto, facciamola andare pure in Africa, no? C'è qualche cosa che non sono gli scafisti, non è, che ne so, la cooperativa magari collusa, ma secondo me sono cose ben più grandi che impediscono questo. Anche su questo il suo parere. La terza cosa volevo sapere se è vero che la Cina detiene, almeno per l'Italia comunque, però una grande fetta di debito pubblico europeo, perché questo significa che chiaramente è inutile che parliamo del mercato quando in Cina non vengono rispettati i diritti dei lavoratori e diciamo poi arrivano le merci, come dire, che fanno concorrenza ai nostri imprenditori, eccetera, eccetera. Grazie della domanda. Perdonatemi, c'è l'assessore Mariani che ringrazio in maniera veramente vibrante per la sala consigliare. Tutto quanto, assessore, se vuole prendere parola anche dopo la domanda, c'è una domanda, no, per lui dell'automoro la sua presenza è sempre gradita, quindi dobbiamo anche l'interruzione. Io brevemente
ovviamente ringrazio l'Associazione Aldo Moro perché è sempre attenta a stimolarci con conferenze sempre di un tenore importante, perché ci stimola sempre ad interrogarci, e questo è importante. Io purtroppo con un lavoro in un'azienda privata non riesco ad essere sempre puntuale agli appuntamenti, e me ne scuso, però credo che sia importante che questi momenti avvengano per tutti noi, per la cittadinanza, che avvengano in sala consiliare, perché come dico spesso è la sala dei cittadini, quindi è importante che in questa sala si vivano momenti oltre che di confronto politico anche culturale. Quindi rinnovo il mio ringraziamento a Paolo, a Italo e a tutti gli amici dell'Aldo Moro, che ripeto sono sempre attenti e stimolanti. Quindi non vi rubo altro tempo perché c'è una domanda che rimane in sospeso e che necessita di una risposta, quindi grazie e buon proseguimento. Grazie mille, intanto rispondo a queste prime domande, così c'è qualcun altro che va avanti. Allora, grazie, le domande sono perfette perché toccano proprio dei punti essenziali. Piano Marshall, la domanda è intelligente, ma perché l'Europa non si è aiutata, perché non ha aiutato se stessa? Ho cercato di dirlo prima, ci ritorno volentieri. Il problema è che per aiutare se stessa, per fare come l'hai chiamato, un'immagine molto importante, per fare un piano Marshall per se stessa, l'Europa cosa avrebbe dovuto fare? Un piano di investimenti pubblici con il coinvolgimento della Banca Centrale Europea, con il coinvolgimento delle banche nazionali e dei governi e dell'Europa. Avrebbero dovuto investire miliardi di euro in strutture, infrastrutture, progetti, strade, scuole, creare lavoro, creare posti di lavoro, dare la possibilità alle aziende di assumere, quindi creare nuovi stipendi, nuovi lavoratori che avrebbero rinvigorito il ciclo produttivo con nuovi consumi. Questo non è stato fatto. Questo è quello che è stato fatto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, dopo aver fatto il piano Marshall per l'Italia e per l'Europa, dopo la seconda guerra mondiale, hanno fatto un piano Marshall per se stessi nel 2007 e nel 2008. Noi non l'abbiamo fatto perché? Perché non abbiamo, in questo momento, le autorità europee non hanno il coraggio, la visione e la possibilità di farlo. Non c'è l'Europa non è una federazione come gli Stati Uniti. Ci sono all'interno dell'Europa ancora gli stati nazionali che ancora decidono per se stessi. Non c'è fiducia. Fare investimenti vuol dire, per esempio, che i tedeschi si dovrebbero fidare dei greci e fare investimenti pubblici che interessino anche la Grecia, ma invece è esattamente il contrario, non ci si fida ancora tra i paesi. Inoltre, quando dico che l'Europa è una magnifica avventura ma non ancora completa, per esempio la Banca Centrale Europea non è una vera banca centrale, non ha gli strumenti della Federal Reserve americana, che ha iniettato di liquidità il paese, hanno cominciato a comprare titoli di Stato, di aziende pubbliche, di aziende private, hanno immesso denaro sul paese. Addirittura un economista americano aveva proposto, sembra una battuta ma lo è fino a un certo punto, aveva proposto di prendere gli elicotteri con sacchi di soldi e buttarli per le strade degli Stati Uniti. Fa ridere, perché fa ridere, ma questo è il senso dell'azione che hanno fatto gli Stati Uniti: hanno buttato soldi sul mercato e il paese si è ripreso, appunto. Poi però hanno avuto un debito pubblico e un deficit altissimo. Sapete, l'Europa si è data delle regole, quando parliamo di rigore e di austerity, non è basato su idee, è basato su regole ferree. Io non ne ho parlato perché non volevo farvi addormentare, ma ci sta il patto di Maastricht e il fiscal compact. Ci sono delle regole severe per cui il debito pubblico di un paese non può superare il 60% del PIL e il deficit non può superare il 3%. Avete visto questi dibattiti anche sui giornali? L'Italia sta discutendo, litigando con la Commissione europea perché il deficit quest'anno sta scendendo, ma l'Italia vorrebbe riportarlo vicino al 3% senza superarlo. Perché? Se tu riesci a portare il deficit un po' vicino al 3%, ti indebiti, ma hai soldi per fare gli investimenti.
Se tu sei costretto a mantenere il debito e il deficit sotto un certo livello, non puoi sforare, non puoi indebitarti, non puoi fare investimenti. Allora, gli Stati Uniti di Obama nel 2008-2009, nel momento in cui Obama ha deciso questa iniezione di liquidità sul mercato, hanno avuto un deficit che ha toccato, il deficit, le regole europee prevedono che non debba superare il 3%, il deficit americano è arrivato vicino al 12%, che se gli Stati Uniti fossero stato un paese membro dell'Unione Europea, la Troica avrebbe preso una tenda, si sarebbe accampata nel giardino della Casa Bianca e tutti i giorni l'avrebbe costato Obama dicendo di parare, devi abbassare il deficit. Quindi l'Europa non ha avuto la forza, il coraggio, non ha gli strumenti per fare quello che lei ha definito una definizione perfetta, il piano Marshall, ma poi se vuole ritrovare. Per fortuna abbiamo un signore che si chiama Mario Draghi, il quale ha violato le regole dello statuto della Banca Centrale, perché la Banca Centrale Europea è fatta a immagine e somiglianza della Banca Centrale Tedesca. Guarda caso la sede a Francoforte, a 300 metri dalla sede della Banca Centrale Tedesca. E qual è l'ordine che ha il governatore della Banca Centrale Tedesca e quindi anche Mario Draghi? Non fare alzare l'inflazione. L'unica cosa che gli interessa è non fare alzare l'inflazione. Io li capisco i tedeschi, perché ce l'hanno nel DNA. L'inflazione alta è quella che ha portato Hitler al potere, per cui hanno proprio gli anticorpi dentro. Ma questo non basta, bisognava fare quel lavoro, si chiama quantitative easing ed è questo lavoro di comprare titoli di Stato, titoli delle aziende sul mercato. Mario Draghi, con molto ritardo, non per colpa sua, l'ha cominciato a fare 4-5 anni dopo gli americani, ma l'ha fatto contro la volontà delle stesse istituzioni europee, l'ha fatto lo stesso. E questo quantitative easing, questo acquisto dei titoli delle aziende sul mercato della Banca Centrale ha permesso all'Europa di recuperare, se no noi saremmo ancora proprio nelle secche della crisi. Invece i primi segnali arrivano ed è grazie a Mario Draghi. Non c'è stato un vero piano Marshall, ma qualcosa è stato fatto. Mi assomiglia. Bisognerebbe fare un po' di più, sinceramente. Probabilmente io pensavo che all'inizio l'Unione ancora non aveva le possibilità economiche anche finanziarie per raccontare un discorso del genere, perché non puoi andare come, in... Come si chiama, scusi? Ferruccio. È giusto quello che lei dice, è giusto. Diciamo che la Banca Centrale Europea alla fine ha fatto il suo lavoro, ha fatto con molto ritardo, con molta fatica, quello che ha fatto la Federal Reserve, ma è mancato l'investimento pubblico. Se noi continuiamo a avere queste regole del 3%, del 60%, se impediamo ai paesi di fare deficit, di indebitarsi per fare gli investimenti, questo è il punto, il nodo è questo, il dibattito è questo qua. Scusi, il suo nome? Enrico, grazie per le domande, grazie anche a Ferruccio. Allora, il populismo. Allora, quello che lei dice è vero. Quello che si dice in campagna elettorale non è detto che poi si faccia una sola cosa, a parte Trump. Di solito in campagna elettorale si dice quello che i propri elettori vogliono sentirsi. Poi quando si va al governo le cose possono cambiare. Questo è in parte vero. Il problema è però un altro, secondo me, ma questo è il mio parere personale, personalissimo. Essere d'accordo con me. Il problema è che certi atteggiamenti da parte di politici, anche in campagna elettorale, instillano veleno nelle società. Per cui, se poi tu vai al governo e fai altre cose, okay, ma se tu, quando vai in televisione, quando fai le interviste, cominci a dire che non dobbiamo accettare i migranti portano il terrorismo, dobbiamo costruire, instilli veleno e intossichi dibattito della società, perché poi le persone parlano di questo e allora qualcuno può cominciare a pensare che davvero attraverso i migranti sulle barchette che affondano la gente che muore arrivano i terroristi e i terroristi hanno avuto. Quindi il problema è fatto secondo me di responsabilità anche in campagna elettorale, però poi quello che dice lei è vero, poi almeno in Italia è vero, poi quando sono andati al governo non sempre hanno fatto
in alcuni casi è un bene, in alcuni altri è un male, dipende da come la pensiamo, è vero che, ma è vero un po' in tutta Europa, quindi la sua osservazione è corretta. E l'Africa, allora l'Africa lo stanno facendo adesso, in queste settimane c'è stato un vertice tra Unione Europea ed Africa ad Abidjan in cui è stato deciso di fare un piano Marshall per l'Africa. L'Unione Europea farà, sono partiti all'Europea con molta calma e molta lentezza, però l'idea è quella di investire, fare investimenti nei paesi africani per aiutare i paesi africani a sostenere se stessi, quindi per far crescere il livello economico dei paesi africani in modo che i cittadini africani, i paesi africani, Niger, Chad, Mali, possano avere più possibilità di lavoro, e quindi questo può essere un modo per spezzare questa catena di queste migrazioni. Speriamo che pretendano anche un accrescimento della democrazia. È una delle condizioni, perché ha detto tra l'altro un punto importante, il problema è che la maggior parte di questi paesi, non tutti, ma alcuni di questi paesi hanno un livello di democrazia assolutamente non paragonabile a quelli europei, per cui uno degli atteggiamenti che l'Europa ha, di cui bisogna vantare alto le istituzioni europee, che chiedono per avere rapporti politici, economici, commerciali con te, chiedono il rispetto dei valori e dei principi della democrazia. E questo è questo. La Cina possiede in realtà quasi la metà del debito pubblico americano. Adesso Trump, il presidente cinese, stanno combattendo per la supremazia economica e commerciale, ma tutti e due sono consapevoli di una semplice verità, e che l'uno non esiste senza l'altro. La maggior parte, la Cina, il problema della Cina è che è un paese di grande esportazione. L'economia cinese si regge sulle esportazioni, avete visto? Qualsiasi cosa voi prendiate, c'è un made in China da qualche parte. È una società di quasi 1,5 miliardi di persone, ma con consumi interni ancora molto bassi, per cui il presidente cinese si sta cercando di sviluppare una classe media cinese per portare i consumi all'interno del paese e per essere autonomo, ma al momento non c'è ancora riuscito, per cui la Cina sopravvive se esporta, e la maggior parte delle esportazioni sono negli Stati Uniti, per cui Xi sa che Trump ha questo vantaggio, ma Xi sa anche di avere un vantaggio, cioè che la metà per cento del titolo del debito americano sono in mano ai cinesi, quindi i cinesi possono orientare il mercato possedendo questi titoli di Stato americano, e quindi in questo momento sono come due pugili che scombattono, ma nessuno può dare il colpo del capo all'altro. Allora, la Cina non ha molti titoli di Stato europei, ma sta invadendo l'Europa e il Mediterraneo soprattutto, e l'Africa, anche con azioni simili al moderno schiavismo, nel senso che usano la manodopera senza alcun tipo di rispetto sindacale, costruiscono ferrovie e ponti, adesso hanno costruito una base militare, la prima base militare cinese in Africa, a Djibouti. Hanno comprato il porto del Pireo, il porto del Pireo è totalmente di proprietà cinese, e per cui c'è un'invasione economica e commerciale da parte della Cina. Scusi, in questo panorama globalizzato, come i giornalisti europei possono aiutare i cittadini europei a capire? Lei si chiama? Anna Maria. Anna Maria, grazie Anna Maria, la domanda è giusta. Al giornalismo, io credo, stiamo parlando prima della libertà di espressione e libertà di stampa, io credo che noi dobbiamo, i giornalisti, ma tutti i cittadini dovrebbero, e lo fanno, difendere la libertà di informazione e la libertà di espressione, perché è una delle basi della democrazia. Allora, sulla mancanza di informazione sull'Unione Europea c'è un concorso di colpa tra giornalisti e cittadini. Allora, noi giornalisti spesso non siamo preparati come dovremmo, spesso non diamo per scontate troppe cose nei nostri articoli. Allora, nei nostri articoli dovremmo ricordarci di spiegare per bene le situazioni. Per quando parliamo, quando facciamo un titolo, l'Europa ha deciso questo, ma in realtà la decisione l'ha presa la Commissione. Un giornalista dovrebbe sapere che quella decisione poi deve passare dal Consiglio dei Ministri,
perché europeo, il Consiglio dell'Unione Europea. Per cui a volte io vedo titoli dei giornali, l'Europa ha deciso, in realtà è una decisione presa dalla Commissione, perché il sistema decisionale dell'Unione Europea è abbastanza complesso, Commissione, Parlamento, Consiglio. Quindi a volte noi sbagliamo, noi quindi più preparazione, più attenzione. Però devo dire sinceramente che negli ultimi anni c'è stato un cambio di passo notevole e c'è molta più consapevolezza dell'Unione Europea, anche tra noi giornalisti. Se non per il fatto che ormai l'Unione Europea è dappertutto, per cui siamo costretti, e devo dire che la situazione è migliorata. Noto un miglioramento del quale sono orgoglioso per quanto riguarda il giornalismo. Concorso di colpa è cittadino. Allora, un cittadino, ma non sto parlando di voi che siete qua, perché voi siete venuti qua a sentire parlare dell'Unione Europea, quindi voi siete a posto, ma un cittadino non può pretendere di sapere le cose così. Allora, un cittadino si deve informare, bisogna leggere. Allora, tante volte sento dire, ma voi giornalisti non scrivete mai questa cosa. Allora io dico, ma tu hai letto oggi il Corriere della Sera, pagina 3, Repubblica, pagina 4? No, la vai a leggere, perché c'è scritto esattamente quello. Allora, i giornalisti, i cittadini si devono informare. Fa parte del dovere e di un diritto, è anche un diritto e un dovere dei cittadini informarsi. Io spesso, qua poi entrerei in una polemica dalla quale non voglio entrare, perché ne parlavamo prima con il vostro presidente, no? Della difficoltà di fare informazione di qualità, informazione verificata oggi. Internet è un bellissimo strumento, ma spesso non viene usato. Io assisto a dibattiti che riguardano migliaia di persone che partono da notizia non vera. Oggi si chiamano fake news, io le chiamavo bufale, non sempre esistivano. Soltanto che adesso con internet sono come una bomba che esplode e arriva dappertutto. Allora il controllo, la qualità. Allora, non può essere che un blogger che vede una cosa e la vede male, scrive su quello che scrive quel blogger, si parte un dibattito che coinvolge tutti, polemico. Poi, dopo giorni, si capisce che la notizia che era l'origine del dibattito era sbagliata. Succede tutti i giorni. Quindi la verifica, la qualità, è fatica. Oggi vogliamo andare tutti molto veloci, molto velocemente, però a volte per lavorare bene ci vuole verificare la notizia, controllarla, scrivere solo le cose di cui siamo sicuri. Le vecchie regole del giornalismo valevano per un piccione viaggiatore e valgono oggi. Io le faccio la domanda proprio perché sono una giornalista. Volevo capire come noi responsabilmente possiamo aiutare i cittadini a conoscere. Facendo bene il nostro lavoro, verificare le notizie, controllarle, scrivere solo quello di cui siamo sicuri. Se c'è un dubbio non farci trascinare per il fatto che qualcun altro lo scriva. Esiste un giornalismo europeo, cioè negli altri paesi come l'Europa viene prospettata ai cittadini? Perché allora, da noi generalmente tutto ciò che è negativo, poi chiudo, viene dal mondo. Allora, il giornalismo europeo esiste, il giornalismo è migliore di quello che si dice. In Italia abbiamo dei grandi giornali europei, abbiamo dei grandissimi giornali europei. Il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Sole 24 Ore, sono dei giornali di altissimo livello, come Le Monde, come il Guardian, come il Paese, ci sono, però bisogna leggere. Tu sai, cioè, tra colleghi, quali sono i livelli di quante copie vendono i giornali in Italia? Poche, pochissime. È vero che c'è internet, ma non è la stessa cosa. È uno strumento diverso e i contenuti sono diversi. Quello che tu puoi leggere su un sito affidabile, lo stesso sito di un grande giornale, quello che volete, non è la stessa cosa che tu leggi sul cartaceo, per cui c'è un problema. Carlo, molto breve. Per quanto io volevo capire quali sono i meccanismi, per esempio, dei fondi europei che sono destinati alle varie nazioni e perché l'Italia ne utilizza solo il 3%. Io volevo dire, rilacciandomi al discorso del giornalista Spadaria. Rilacciandosi al discorso che aveva fatto la signora Pierucci, siccome noi tutti siamo chiamati a fare bene i giornalisti, a informare bene, questo spesso succede, ma tante volte. Io vedo che ci sono molti che sono il megafono di quel politico, quindi questi veleni di cui lei aveva parlato vengono
praticamente moltiplicati e sulla stampa praticamente uno non si orienta. Non pensa che il fattore principale sia... Però vedete, no? Sì, non pensi che il fattore... Tra giornalisti ci diamo. Sì, non pensi che, non pensi che sia un fattore culturale quello che necessita, ho saputo che sei andato a studiare questa mattina nelle scuole, i ragazzi per esempio che studiano la storia, benissimo che si studi gli Egizi, i Romani eccetera eccetera, ma molto spesso la storia moderna non viene studiata, quindi questo processo che ci ha portato a questa conquista della comunità europea sembra una cosa così avulsa, una cosa che è stata calata dall'alto, cioè le giovani generazioni non si rendono conto come si è arrivata a questa situazione. Quindi la seconda gamba dell'intervento è proprio tutto questo, perché la scuola non si attrezza a informare anche sull'Europa e fare praticamente un percorso ritroso, come si fa quando uno legge un romanzo, no? Di solito c'è la storia in media res, cioè far capire alle giovani generazioni che se si è arrivata a questa conquista si deve proprio a questo processo che, lei dice, che tu dicevi. Scusi, per rispondere a queste due, poi va bene. Scusi Carlo, ho visto l'altro io non ho nulla da aggiungere, non ho nulla da rispondere perché sono d'accordo su tutto quello che hai detto, totalmente. Perché io ho una distrazione, capito? Perché totalmente. C'è bisogno di Stefano Colli che viene qui ad andare nelle scuole, mentre dovrebbe essere una cosa ormai assodata. Io oggi ho detto ai ragazzi, voi siete una generazione fortunata. Vivete in democrazia, vivete in pace, vivete in una sezione alta, ce la dicono, ma di benessere. Siete tutti vestiti bene, avete tutti tre paio di scarpe, quattro maglioni, andate al cinema, mangiate la pizza. Non è così per sempre, non è stato così, non è mai stato così, lo è da poco tempo e non è detto che domani sarà così, dipende da voi. Per cui bisogna insegnare ai ragazzi la storia, la storia. A spiegare cos'è stato la prima metà del Novecento, la prima guerra mondiale, la follia dell'uomo, dell'Olocausto. In questa maniera non avremo quei casi gradanti di ragazzi che vanno all'ossario e mettono le figlie di Anna Frank per scoprire la tifosità. Per l'ignoranza, non sanno di cosa parla. Non sanno di cosa parla. Quindi io sono d'accordo con tutto quello che dico. E la scuola ha un ruolo fondamentale. Poi però c'è anche il libero arbitrio del cittadino che si deve informare. E Carlo, domanda difficilissima, quella su fondi strutturali. Allora, il bilancio europeo funziona così. Ogni paese dà una cifra a secondo della sua ricchezza e del suo numero di cittadini al bilancio europeo a Bruxelles. Quindi i paesi più ricchi e con più cittadini sono quelli che danno di più, quindi l'Italia, la Germania, la Francia. Ogni paese dà una cifra, una somma al bilancio europeo, arrivano a Bruxelles, vengono messi tutti insieme e questo è il budget europeo che viene poi messo a disposizione della Commissione europea, la quale redistribuisce questo bilancio ai paesi, ma non nella stessa misura in cui sono stati dati. Di solito accade esattamente il contrario, chi dà molto riceve poco, perché? Proprio perché abbiamo parlato di principi e di valori, uno dei valori fondanti dell'Unione Europea è la solidarietà, per cui le aree più povere, le aree meno fortunate, sono quelle più svantaggiate, sono quelle che vengono aiutate di più. Per cui tu dai quello che puoi dare al bilancio europeo, ma riceverai di più attraverso tutta una serie di calcoli che vengono fatti, per cui i paesi più poveri sono quelli che ricevono di più. Per ricevere i fondi, come dicevi giustamente tu, bisogna presentare progetti. Questi progetti di solito sono cofinanziati in percentuale, una parte viene finanziata dall'Unione Europea e una parte dal paese. Nel senso, se io voglio costruire il ponte di Messina, parliamo di una cosa di cui si parla da tanti anni che non verrà mai costruita, e faccio un progetto europeo,
l'Italia dice: io faccio questo ponte e mi dà il 50% dei finanziamenti, l'Unione Europea ti dà il 50% e tu metti il 50%. Ma devi essere in grado di presentare un progetto che abbia tutti i parametri molto severi che l'Unione Europea richiede. Spesso alcuni paesi, e l'Italia purtroppo è uno di questi, non sono in grado di presentare progetti completi e seri con tutti i parametri dell'Unione Europea. Per questo l'Italia ha un problema storicamente nell'avere i fondi dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è che ti dà i soldi, tu vai lì, dici scusa, ho bisogno, eccoli qua, non funziona così, presentami le carte, fammi vedere, ci sediamo, eccetera eccetera, e ci vuole lavoro, ci vuole preparazione, ci vuole conoscenza, ci vuole serietà, e non sempre siamo stati in grado di farlo. Ma il debito pubblico degli Stati Uniti... Qualsiasi le mani. Dai, no, no, dai. No, io ci ho due domande. La prima, per quanto riguarda questa... Lei ha detto che la Germania appunto è il capo dell'Europa, no? Secondo lei, mettiamo caso, un giorno la Germania entra in crisi, la figura della Merkel, lei vede un altro paese in grado da porsi a capo dell'Unione Europea oltre alla Germania? Questa è la mia prima domanda. Sì. La seconda... A marzo adesso non so quale il suo giorno ci saranno le elezioni in Russia, ecco, Putin è presidenziale, Putin riscende in campo, come ha detto sì, Luca. Secondo lei questa figura di Putin potrebbe influenzare negativamente o positivamente sul rapporto tra Russia e Unione Europea? No. Bene, Alberto. No, io dicevo solo, ma il debito pubblico degli Stati Uniti è il 12%? Il deficit era il 12%, scusa, Francesco risponde a questa domanda, aspetta velocemente. Era l'11,5, quasi il 12% intorno al 2009, nel momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di iniettare liquidità e di fare investimenti pubblici per rilanciare l'economia. Non si sono preoccupati di risparmiare, il governo si è indebitato, lo Stato si è indebitato perché la loro priorità era rilanciare l'economia. Quindi hanno speso per fare investimenti pubblici, creare posti di lavoro, rilanciare le aziende, questo è il governo. Nel frattempo la Federal Reserve comprava sul mercato titoli di Stato, c'è stato proprio il piano Marshall per se stessi. In quel momento l'indebitamento era talmente salito che il deficit, il rapporto tra deficit e PIL degli Stati Uniti ha raggiunto quasi il 12%, che è una cifra altissima, ma nel momento in cui l'economia ha ripreso e il PIL è cresciuto, visto che il deficit si calcola sul PIL, nel momento in cui il PIL è cresciuto la percentuale del deficit progressivamente si è abbassata e adesso è a livello. Quindi, come dicono tanti economisti, lei dice deve scendere sotto al 60% il prodotto. Ma siccome il 60% il debito, il 3% il deficit. Il deficit. Quindi il debito al 60% non potrà, perché tutti gli economisti dicono che i debiti, il debito pubblico dell'Italia, la Spagna, Grecia, eccetera, sono insanabili, stanno a 120, 130. Per cui sono tutte manovre un pochino provvisorie, è una bolla che andrà a scoppiare, perché questo debito, se nessuno ha più la possibilità di accaparrarselo, ce lo riversano contro e quindi allora, salta. Il 60%. La domanda è giusta, infatti il dibattito che è in corso in Europa è: ma questi parametri li vogliamo mantenere o vogliamo provare a cambiarli? Perché questi parametri furono fissati nel 1991-92 al vertice di Maastricht. La situazione del mondo dell'economia era completamente diversa, non c'era internet, era un altro mondo, eppure noi continuiamo a viaggiare con questi punti di riferimento. Tutti sanno che nessuno potrà raggiungere il 60%, ma neanche ce lo chiedono. Il debito attuale dell'Italia è il 132%, per cui arrivare al 60% è semplicemente impossibile, neanche fra 100 anni, a meno che non vendiamo, lo Stato non venda tutti, però non credo che si possa fare. Per cui quello che viene chiesto è avvicinarsi al 60%, ridurre progressivamente il debito, ma è chiaro che al 60%, come dice lei, non ci siamo, lo sanno. Germania,
storicamente l'Unione Europea è andata avanti grazie alla cooperazione e al lavoro di due grandi paesi, la Germania e la Francia, che si sono alternati nell'essere la guida sempre insieme, ma c'è stato un periodo in cui la Germania lo era un po' di più, poi c'è stato un po' di più la Francia, per esempio quando Mitterrand era presidente francese, in quel momento la Francia era un punto di riferimento maggiore rispetto alla Germania. Adesso è un periodo invece che, anche per la grave crisi economica che ha colpito la Francia e anche per alcune decisioni dei presidenti francesi che hanno virato più agli interessi francesi che a quelli dell'Europa, mentre la Germania negli ultimi anni è stata più europeista della Francia, la Germania è stata il punto di riferimento, e poi semplicemente perché la Germania ha avuto una statista, Angela Merkel, la Francia non ha avuto un presidente dello stesso livello della Merkel. In questa fase si sta riequilibrando la situazione, perché mentre la Merkel è in crisi, ma farà comunque un governo eccellente e andrà avanti per il prossimo mandato, poi probabilmente si ritirerà. C'è in crescita la Francia perché c'è questo giovane presidente che dice di essere europeista, nei fatti lo è un po' meno, ma dice di essere europeista e che comunque ha un carisma importante, la corona, un grande carisma, un grande seguito, un giovane presidente con grande energia, piace ai francesi. Quindi la Francia sta crescendo. Non basta questo per essere un paese guida dell'Unione Europea, perché per esempio la Francia, per essere un paese guida dell'Unione Europea, dovrebbe mettere a posto i suoi conti, se no non è credibile. La Francia ha un deficit PIL superiore al 3%, per cui per andare a parlare e a dire agli altri paesi cosa bisogna fare tu devi essere credibile, e gli altri dicono, senti, metti a posto le tue cose per non cambiare. E poi dovrebbe mostrare la Francia di avere un interesse europeo. Tutte le azioni che Macron ha fatto in politica estera sono state caratterizzate, hanno seguito fondamentalmente interessi francesi. Guardate cosa è successo con Fincantieri in Francia. La Russia, quindi per ora sono Germania e Francia. Si stanno costruendo nuovi equilibri, perché prima c'era la Gran Bretagna che non ci sarà più. La Gran Bretagna è un grandissimo paese. Io sono molto dispiaciuto che vada via, perché è un paese che ha dato un'identità fortissima all'Europa. È stato un paese fondamentale per l'Unione Europea. Ed era un grandissimo paese. Erano Francia, Germania e Gran Bretagna. Quindi senza la Gran Bretagna cambieranno. La Russia, con la Russia di Putin, no, parlavamo di livelli di democrazia interna, viene chiamato lo zar Putin perché assomiglia più a zar che al presidente, no? Diciamo che non c'è in Russia un dibattito politico interno molto libero, no? I giornalisti non è che in Russia possano scrivere quello che vogliono, fanno anche una brutta fine, loro lo fanno. Per cui è un paese con il quale noi abbiamo un paese che fatto una guerra e conquistato un pezzo di un altro paese, la Crimea, nessuno ha fatto detto niente. E abbiamo un rapporto controverso con la Russia, perché la Russia è un altro grandissimo paese con il quale bisogna avere rapporti, non si può non averli, però è difficile proprio perché è un paese di questo tipo, e queste lampadine noi le accendiamo perché arriva il gas e il petrolio, gran parte della Russia, quindi sono rapporti complessi con la Russia di Putin. Come associazione consumatori io sono un po' preoccupato, nel senso che come ti chiami? Carlo. Come si chiama? Associazione Acu Marche. Gli interessi delle economie dei paesi dell'Europa del Nord differiscono da quelli dei paesi dell'Europa del Sud, per cui insieme a Portogallo, Italia, Grecia troviamo le nostre economie un po' strozzate da questi vincoli di Maastricht. Quindi se la BCE o i politici europei non sono all'altezza di modificare questi vincoli, io ritengo più sano per l'economia italiana uscirsene da Europa, perché se no ci stiamo strozzando lentamente. Mario Monti all'inizio disse in un'intervista in una emittente
sto cercando di soffocare la domanda interna, perché aumentando le tasse delle nostre aziende è più quello che tu devi pagare che quello che produci, che quello che guadagni, quindi tanti chiudono, vanno all'estero o chiudono e non vanno più da nessuna parte. Per cui se la BCE non è in grado di fare la stessa operazione che fa gli americani, di stampare e dare sul mercato perché sono privati, non è l'interesse della banca BCE, non è un interesse pubblico, è un interesse di privati. Quindi l'interesse di loro non è far andare bene le economie, ma incentrare il potere su di loro. Allora che senso ha per noi rimanere attaccati a questo sistema dell'euro, se ci soffoca? Allora, e poi scusa, sì. Questa cosa che stavo dicendo delle economie, no? Il TTIP, che rischiamo, no, di vedercelo, l'accordo del CETA con il Canada. Noi siamo un paese pieno di biodiversità, dovremmo andare verso il biologico, ci abbiamo tanti microclimi, tanti prodotti DOC di origine controllata. Questo alle economie del nord Europa gli dà fastidio e infatti copiano i nostri marchi, il sound, Italian Sound, copiano i nostri nomi, ci danneggiano fortemente l'economia. In più noi non possiamo rivendicare questi prodotti, e allora secondo me è meglio che ce ne andiamo da sto mercato. Allora, con gli Stati Uniti non si farà più un accordo perché è saltato, perché c'è tra. Per quanto riguarda il fatto che vengano copiati i marchi italiani, basterebbe che l'Italia avesse la forza, e non sempre ce l'ha, di far rispettare le regole, che ci sono le regole, perché è vero, se tu vai in giro per il mondo trovi 100.000 tipi di parmigiani, che ha olio d'oliva, è pieno, è vero, però bisognerebbe avere la forza di far rispettare le cose. Ma la parte più importante è della sua domanda, Carlo, è quella che riguarda quello che poi è il dibattito in corso nell'Unione Europea. È vero, a nord ci sono interessi diversi dal sud, e la lotta in questo momento è fra il nord, che vuole mantenere il rigore e il rispetto dei parametri, e i paesi del sud che vogliono sviluppare, stimolare la crescita attraverso un allentamento di questi. In realtà, al di là di quello che noi pensiamo di Renzi, ci può piacere o non ci può piacere, però il governo Renzi questa battaglia l'ha abbastanza vinta, perché è riuscito a farsi dare quella che viene chiamata la flessibilità. Che cos'è? Si è fatta dare dei punti di percentuale più nel deficit, mentre doveva tendere al pareggio di bilancio, lo 0% tra deficit e PIL. In realtà abbiamo ottenuto di avere dall'Unione Europea delle percentuali in più, infatti siamo ancora intorno al 2%. Questo vuol dire aver avuto negli anni passati 19 miliardi di euro in più che il governo ha usato per stimolare la crescita. Poi possiamo essere d'accordo o meno sugli strumenti che ha usato, no? Magari i bonus non ci piacciono, avremmo preferito l'investimento più strutturale, però questa battaglia è in corso ed è come dice lei, vediamo come va a finire, perché è ancora in corso e non è finita. Vediamo come va a finire, non lo sanno. Vediamo se vince la flessibilità o vince il rigore. Sì, anche perché poco fa noi abbiamo fatto una grande battaglia per eliminare il glifosato, la chimica nei campi, perché i campi sono avvelenati e non cresce più niente, e invece l'Europa ci impone ancora un altri 5 anni di glifosato. Allora non va bene. Quella è una di quelle cose che fanno odiare l'Europa. L'Europa ha tante cose belle, poi fa una cosa come questa che te la fa odiare, o come il fatto che abbiano scelto la sede dell'agenzia del farmaco Amsterdam a Milano come sorteggio. Quando tu ti trovi di fronte a queste cose, ti dici: ma allora è giusto? Non ho un dubbio, c'è. Voglio sentire che non era neanche pronto. Com'è? Oggi al telegiornale c'è stato un blef che praticamente gli olandesi non sono pronti ad ospitare l'agenzia del farmaco. Hai ragione, ma si sapeva già, perché quando hanno presentato le domande ci stava scritto tutto. Milano era pronta perché aveva già scelto la sede, che sarebbe poi il Pirellone, no? Il grande cielo. Amsterdam c'era scritto che deve ancora costruire tutto e che ci vorrà andare, per cui non sarà pronta Amsterdam. Adesso vediamo come sarà calma, ma stava già scritto.
gli stati spagnoli si sono opposti. Sì, gli spagnoli dicono di no, ma in realtà c'era un accordo, avrebbero dovuto votare a Milano, alla fine non. Ma le velocità sarebbe una soluzione per far funzionare l'Europa? Sì, è l'unica, a più velocità, non a più, a più velocità. Chi vuole va avanti per conto suo. Devono essere 8-9 paesi, gli altri seguono quanto. Ma non c'è un rischio di sgretolamento dell'Europa? Un rischio di? Sgretolamento dell'Unione Europea. Che se no cominciamo a fare un trenino e ogni tanto si spenderà un vagone, l'ultimo che sta. Sì, sì, c'è. C'è questo rischio, ma la domanda è giusta. C'è questo rischio, ma ci sarebbe comunque un treno, nessuno farebbe, andrebbe via dal treno, sarebbe un vagone che arriva dopo 3 ore, però farebbe parte del treno, ma d'altra parte è già così, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, non partecipano a nessuna iniziativa, non fanno niente, per cui sono già fuori, però con queste regole gli altri che vogliono andare avanti e fare delle cose potrebbero farle. Così invece rimaniamo tutti, così andiamo tutti alla velocità del vagone più lento e non si va da nessuna parte. Ma perché non fanno stampare delle monete nazionali in modo tale che ogni nazione può stampare della liquidità da dare sul mercato per incentivare l'economia? Perché con l'euro, se no solo con l'euro, è una moneta privata. Se dobbiamo ripagare il debito dei soldi che ci prestano non ci avremo mai tutti i soldi sufficienti, quindi dovremmo fare una moneta. Le regole europee, un paese non può fare moneta contro suo. E allora dobbiamo uscire, se no ci strozza sta cosa. In Italia ci sono partiti che non sono in Italia. Prego. Scusa. Volevo sapere se è vero che il trattato di Maastricht, come prevede di non superare il 3%, però diciamo dovrebbe, non so se è corretto, multare o aprire una procedura di infrazione anche per quelle nazioni che superano, cioè che vanno, hanno un PIL molto più alto di quello previsto, che questo danneggerebbe gli altri. È vero, ma allora la Germania ha superato da tanto tempo, ma non c'è mai stata. È giusto questo. No, e la mia domanda, cioè la notizia che io volevo dare era giusta, se l'avessi potuta dare. Non può superare il 7%. Però nessuno, la Germania non l'ha mai. Nel senso che un paese sarebbe obbligato a reinvestire gli introiti delle esportazioni e dovrebbe rimanere entro il 6% nel guadagno. Però non è mai stata aperta una procedura di infrazione nel suo conto. Grazie. È stata mai chiesta da nessuno. Come? L'Italia non è che l'ha chiesto che si applicasse questa procedura. Sì, sì, quindi una volta l'ha chiesto con due cose. Sanno Gozzi e il sottosegretario del Presidente del Consiglio, ogni volta che c'è qualcosa ai tedeschi glielo ricordo. Bene, ci sono altre domande? Ma io volevo dire un'altra cosa, scusate. È in merito all'informazione in Inghilterra. Nelle aree metropolitane e nei grossi città l'informazione è stata data per sostanzialmente corretta, infatti a Londra e nelle grosse città hanno votato per il no alla Brexit, ma in tutte le altre zone dell'Inghilterra hanno dato un'informazione totalmente sbagliata oppure non ha capito niente chi è che le ha ricevute e hanno votato pro la Brexit. Adesso si stanno pentendo anche in quelle zone dove hanno capito l'errore che hanno commesso votando sì. L'informazione è stata un po' la stessa in tutta l'Inghilterra, perché insomma, credo che abbia fatto più presa, diciamo che nelle grandi città c'è un rapporto con l'Europa, Londra è una grandissima città internazionale, insieme a New York sono le due grandi metropoli globali, quindi c'è un'apertura verso il mondo come nelle altre grandi città, per cui sono perfettamente consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi. Ci sono delle aree invece, nelle province, c'è una visione che è diversa e lì ha fatto breccia purtroppo la campagna per la Brexit. Non si tratta di un'informazione diversa, secondo me è che la campagna per la Brexit non è stata corretta. I sostenitori della Brexit non hanno raccontato la verità ai cittadini inglesi. Chi aveva gli strumenti per capire, per decidere,
ha deciso in un modo, molti hanno creduto a quello che è stato detto. L'esempio più chiaro è questo, quando ci dicevano ci riprenderemo i nostri soldi, dovranno dare 50 miliardi di euro in 5 anni. Quella è una cosa ufficiale. Per me è una domanda. Non ritieni che forse l'opportunità di arrivare ad una Europa unita da un punto di vista solo monetario non sia stato invece, non si doveva cominciare invece a fare un'Europa unita come stati federali e poi arrivare a unità? Sì, hai ragione, è così. L'idea di Maastricht era questa, il problema è che l'idea di Maastricht è stata tradita, perché a Maastricht, allora, secondo me c'è un problema di leadership. Quando tu hai Kohl, Mitterrand, Delors, Andreotti, che a Maastricht decidono una cosa e studiano il percorso era euro, unione monetaria e unione politica insieme. Successivamente sono gli altri leader meno coraggiosi che hanno dato corrente ai cittadini in campagna elettorale e hanno voluto vincere le elezioni, hanno rinnegato la parte politica, quindi si è fermata quella parte, non è mai partita, però c'è, infatti i problemi che abbiamo è per questo motivo qua. Bene. Ringrazio il direttore, ringrazio Stefano Poli. Veramente piaciuto, è stato stimolato il direttore con domande anche molto calzanti e pertinenti. Invito i giornalisti a sottoscrivere l'uscita per l'aggiornamento professionale, si trova lì. Per chi volesse, c'è un momento conviviale, successivamente una cena alla zia Nelly con il direttore. Ci troviamo tutti come associazione grazie a lei, c'è il referente di Tautano. Vi ringrazio, spero che l'evento sia stato molto gradimento. Buona serata a tutti. Arrivederci.